Vuoi raccontare un po' il lavoro che di solito fate, uso il plurale? Sì, so che diciamo, in genere da sempre comunque diciamo, la preparazione della sceneggiatura, che come dicevo appunto molto accurata, è una preparazione sempre anche visiva. Quindi in generale, per esempio, una cosa che io faccio è fotografare i luoghi dove girerò, prendo sempre luoghi autentici rispetto a ricostruzioni. Anche in questi film, nonostante siano film ambientati in 800, le ricostruzioni sono molto poche. Faccio un esempio pugliese. Noi credevamo, è stata coinvolta anche la Film Commission pugliese, fantastica, un grande ricordo, abbiamo fatto un bellissimo lavoro assieme. Abbiamo girato a Bovino e a Deliceto e si girava la seconda parte, noi credevamo, cioè il carcere. Questo carcere si evocava il carcere di Montefusco in Irpinia, che è dall'altro lato dell'Appennino, e l'abbiamo potuto ricostruire benissimo qui, mentre invece di là sarebbe stato impossibile, che era diventato restaurato in una maniera del tutto improbabile. Qui invece c'era una grande autenticità in questi luoghi, abbiamo girato lì. Chiaramente una produzione può dirmi: scusa Mario, è un carcere, è un interno, è così comodo, Cinecittà, lo scenografo te lo rifà uguale, eppure no, per me no, per me diciamo il muro deve essere un muro, l'umido deve essere umido, le condizioni in cui gli attori si devono trovare devono essere reali, cioè c'è un nesso tra dove giri e come si recita, cioè ogni cosa è collegata al cinema. Questo che viene quindi il lavoro iconografico grande che è stato fatto, per noi credevamo, appunto anche lì come ho fatto per tutti gli altri miei film, Morte di un matematico, L'amore molesto, tutti, sempre io vado in giro, fotografo, devo sapere esattamente dove gireremo, devo essere in prima persona, diciamo, nei sopralluoghi e tutto. E lì naturalmente si componeva con un mondo visivo lontanissimo nel tempo, e quindi naturalmente certo il rapporto con la pittura, con la fotografia, che nell'Ottocento è molto importante, con l'illustrazione. Faccio ancora un esempio di carattere, come di ambiente e recitazione, perché insomma noi credevamo processo a Felice Orsini dopo la strage di Parigi, è un processo importantissimo naturalmente, e se si leggono le cronache, presenti ministri di qua e di là e tutte diciamo grandi personalità europee, cioè, diciamo, leggendo, che cosa ti viene in mente, cosa ti si pare davanti? Una grande aula di tribunale, no? Un enorme spazio. E ci sono poi le deposizioni degli imputati. Quando ci si imbatte invece, cercando bene, in un'illustrazione del processo alla banda di Felice Orsini, e si vede invece il luogo com'era, una stanza. Quindi, nonostante l'importanza storica e politica del processo, il luogo era una stanza, era piccolo. Improvvisamente quelle deposizioni prendono tutta un altro aspetto. E lì, per esempio, Valerio Binasco, che è presente anche in questo film, ma noi creavamo uno dei due protagonisti, Luigi Locascio, appunto c'è una scena in cui il testo è questa deposizione, e se la si vede, si vede come la recita, eccetera, è chiaro che questo è legatissimo alla dimensione raccolta del luogo. Ecco, quindi non è solo un aspetto estetico. Ovviamente, certo, c'è una questione pittorica, visiva, è chiaro che diciamo, è una macchina del tempo e tu attraverso l'immagine entri diciamo, in un tempo diverso, ma non è mai... non deve mai essere fine a se stesso, non, la questione non è estetica, diciamo appunto resseguinianamente, ecco. È una questione, sì, proprio di rapporto, è umana, diciamo così, e dunque cinematografica, quindi è una questione di appunto di come si recita, di come le cose si tengano e così via.